dell'Alto Chiapas troviamo disegni come il rospo che balla per richiamare la pioggia, troviamo le impronte del cane che segna il cammino verso il mondo dei morti, troviamo molte rappresentazioni del serpente che è molto presente nelle zone anche archeologiche maya e rappresenta nelle bluse, nei huipil delle tessitrici varianti di quadrati. Questi quadrati appunto possono essere tutte queste cose che abbiamo detto, in particolare le impronte del cane e le farfalle hanno una fortissima relazione con le donne del Messico antico. E queste figure vengono plasmate dalle donne su queste bluse, sui huipil. In modo bellissimo, insomma, tanto da meravigliarci, da creare meraviglia sull'insieme dei simboli creati su un'unica blusa. Las imágenes que podemos ver, ahí tenemos la mano de la izquierda, el sapo bailando alrededor del cuadrado, como un rombo, que significa los cuatro elementos. Qui vedete per esempio il rospo che balla all'interno del quadrato e un rombo che rappresenta i quattro elementi. E del lato derecho podemos ver los rombos che les digo igual che in esa imagen están representando un camino. Invece sull'altro, sulla destra vedete anche questi rombi che rappresentano invece un sentiero, un camino. Aquí continuamos, en la figura que tenemos arriba tenemos las huellas de perro, también encaminadas con esta línea de rombos que significan las huellas de perros que dirigen el camino al inframundo. Con la imagen sopra ci sono sempre questi quadrati rombi che stanno a simboleggiare le impronte di un cane che appunto segna il cammino verso il mondo dei morti. Y en la imagen de abajo tenemos el dibujo de la serpiente. Invece l'immagine sotto rappresenta un serpente. Aquí tenemos la composición que les decía sobre los rombos y las huellas y otras figuras geométricas que van encaminando ríos, caminos de montaña, todo lo que las mujeres van viendo en su paso es lo que van plasmando en sus textiles. Ecco, e qui proprio c'è l'insieme della simbologia, quindi sono sempre questi quadrati che rappresentano appunto sì, un cammino, rappresentano fiumi, rappresentano la strada verso la montagna, tutto quello che le donne vivono nella loro vita, vedono, poi lo rirappresentano nei loro tessuti. Una delle immagini che quasi sempre vamos a encontrare in un textile chiapaneco, de Guerrero, de Chiapas, es el dibujo de la mariposa, que tiene una relación muy estrecha con las mujeres. Es uno de los diseños que troveremos casi siempre en los tessutos del Chiapas, ma anche de Oaxaca, es appunto la farfalla con cui le donne hanno una relación muy fuerte, estrecha. Pues al final, toda esta iconografía que les he mostrado por partes, en su conjunto, pueden llevar a ver este tipo de maravillas, que este es un huipil ceremonial de la comunidad de Aldeano. Ecco, tutte le singole figure viste, messe insieme su un'unica blusa, può venire fuori appunto una cosa del genere, una blusa, un huipil ceremoniale della comunità di Aldeano. Bueno, ahora voy a continuar con el estado de Guerrero, estado natal de mi abuela y mis padres. La simbología representada en el tejido de las artesanas amuzgas, situadas dentro de los municipios de Xochitlahuaca, La Huachitlahuaca y Zacualpa, expresa la relación estrecha y la conexión entre el hombre y los elementos de la naturaleza. Es frecuente escuchar entre las mujeres la frase «dibujamos lo que vemos». Esta es una manifestación amplia y profunda, ya que dibujar para ella significa construir conocimientos a partir de elementos que ofrece su contexto natural, social e ideológico. Adesso continuiamo con la simbologia dello stato di Guerrero, che è poi lo stato nativo sia di sua nonna che dei suoi genitori. E la simbologia rappresentata nei tessuti delle artigiane a Musca
che si trovano in tre municipi dai nomi difficilissimi. Sì, non si è ripetuto. E che sono lasciate. E che esprimono una forte relazione, connessione tra l'uomo e gli elementi della natura. E si sente spesso dire alle donne: disegniamo quello che vediamo, che in realtà disegnare significa per loro costruire conoscenza a partire dagli elementi che offre il loro quello che hanno intorno, sia l'ambiente naturale, sociale, ma anche ideologico. Además que tiene el fin de manifestar la identidad sociocultural a través de los signos que se tejen tan elaborados en los textiles que realizan. Este es un conocimiento que se hereda de generación en generación y vale la pena remarcar que dentro de los Sunja o los Amuzgos, las niñas toman por primera vez el telar a los 6 años de edad y en las escuelas el uniforme es el traje tradicional tanto para niñas como para niños, además de ser bilingüe y que los maestros son de los mismos municipios. Allora, oltre a costruire conoscenza disegnando, infine è anche quello di manifestare, esprimere un'identità socioculturale attraverso la simbologia che viene